Oggi vediamo com'è possibile guidare la nostra auto utilizzando le onde cerebrali. Oh, mi sono mancato? Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati anche quest'oggi nel mio bellissimo canale YouTube dopo non so quanto tempo, secondo me più di un anno. Comunque, tralasciando ciò, sicuramente i primi commenti, questo è clickbait, aspetto tutti i commenti degli hater qui in basso. E invece no, non è clickbait, infatti vedete il video fino alla fine per capire il progetto che ho realizzato. Siamo nel 2023, possiamo considerarci nel futuro? Questo non lo so, ditemelo voi. So solo che quel genio di Elon Musk ha messo sul mercato Tesla, come ben sapete, che è dotata di un autopilot, un'intelligenza artificiale che aiuta nella guida, più che aiuta, rende autonoma la guida. Attraverso 8 telecamere e un potente sistema di elaborazione delle immagini, fornisce una visibilità a 360 gradi di un raggio di oltre 550 metri, è una cosa assurda. Ma io non voglio che la mia amata C3 venga controllata interamente da un'intelligenza artificiale. Per avere io il controllo della macchina e decidere quando accelerare, quando girare a destra, quando girare a sinistra, ma senza usare i piedi. Anche perché lo sappiamo che noi esseri umani siamo bravissimi guidatori e non è per colpa nostra che avvengono gli errori. Infatti sono errori che non mi ricordo quali, però non sono errori umani la causa degli incidenti. Comunque in J-Max tu non hai fatto ancora nessuna Tesla che si guida da sola. Per il momento. Ho paura di questa affermazione. È bene ad avere paura. Quindi abbiamo già la soluzione, ovvero utilizzare il nostro cervello per comandare la nostra auto utilizzando le onde cerebrali. Inizio ad avere paura. Ora vi starete chiedendo, io che sei un cretino, perché sul mercato non esiste nessun sensore che ti permette di capire cosa stai pensando o cosa vuoi fare. E invece no, perché diciamo che esiste più o meno. Non so se vi ricordate, ma molto tempo fa esistevano dei giochi, ad esempio anche quelli della Star Wars eccetera o della Mind Flex, che praticamente utilizzando una fascia tu potevi concentrarti e c'era una pallina che doveva rimanere in equilibrio con il parametro della concentrazione. Questi giochi però non sono più in vendita, infatti ho fatto molta difficoltà a trovarli, alcuni addirittura a prezzi assurdi, $150, alcuni 180. Fortunatamente ho trovato un signore negli Stati Uniti, su eBay in particolare, che mi ha venduto solo la fascia. Io inizialmente ho potuto contattare perché ho detto vabbè, con la fascia non ci faccio niente, non ho il gioco, però fortunatamente sono riuscito a comprarlo a $19, vi giuro, $19. Alla fine a noi serve il sensore che sta all'interno della fascia e non mi serve tutto il gioco. Pensavo inizialmente che questi tipi di giochi fossero delle vere e proprie spazzature, perché all'interno di questi giochi c'è un chip che vi è chiamato EEG che attraverso l'elettroencefalografia, mamma mia come l'ho detto bene, legge tutti i valori delle onde cerebrali. Poi in breve ci sono vari range e ogni range più o meno significa una cosa diversa. Si potrebbe parlare ore e ore per capire come interpretare e togliere più rumore possibile a questi tipi di valori. Poi servono solo due valori, alfa e beta, ovvero quando siamo concentrati la macchina accelera e quando ci distraiamo pensiamo altro, quindi non c'è più il focus, deve decelerare. Ragazzi, finalmente è arrivato il pacco che tanto stavamo aspettando. Eccolo qui! Allora, questo... ecco la famosa Mind Flex. Olè! Abbiamo il nostro sensore. Questo dovrebbe essere anche una scheda wifi. Non so se la possiamo integrare con l'SP. No, c'è scritto TTR. Ok, a noi ci serve il T che sta per TX. Ora lo andiamo ad aggirare perché dobbiamo leggere questi valori. Vi dico già che tutta la documentazione, schemi elettrici, STL, file che ho realizzato su AutoCAD, tutti i tipi di file possibili e immaginabili, anche di tutto e di più, sta sul mio Patreon. Infatti per chiunque volesse supportare il mio canale lo ringrazio in anticipo e potete scaricare tutta la documentazione nel link che metto in descrizione. Mi raccomando poi non replicate questo tipo di progetto a casa perché potrebbe essere molto pericoloso. Qui ho già fatto l'upgrade dell'SP32 ma lo andiamo a vedere dopo. Quello che faremo noi adesso è collegare la nostra fascia, capire quando siamo concentrati e il LED in teoria dovrebbe accendersi e spegnere in corrispondenza della nostra concentrazione. Proviamo. Ragazzi, questo video come sempre è sponsorizzato da Ingemax. Infatti lo ringrazio sempre. No, ma figurati, infatti per me è un piacere sponsorizzare il mio carissimo amico Ingemax, perché è un ragazzo preparato, intelligente, quindi per me veramente è un onore sponsorizzarlo. Bravo, bravo. Grazie Ingemax per il supporto. Come sempre, se volete potete lasciare un bellissimo like che mi fa sempre piacere riceverlo. Mettiamo la fascia prima di tutto, dopodiché andiamo a mettere gli altri sensori, le orecchie. Ecco qui. Allora,
Colleghiamo il nostro Arduino. Sì, grande, si è illuminato. Ci dobbiamo subito distrarre affinché il LED si spenga. E poi però è un valore talmente delicato che dobbiamo saperlo gestire. Anche perché quando uno dice concentrasi, che cosa, che cazzo devo pensare? Cioè, quindi bisogna più che altro focalizzarsi e distogliere lo sguardo. Mamma mia, che faria. Bello, bello. Adesso andiamo a caricare lo sketch che ci permetterà di vedere che parametri sto effettivamente leggendo. E adesso andiamo a aprire lo sketch e andiamo a vedere, ecco qui, tutti i parametri che servono a noi quando ci connettiamo. Quindi se vedete l'attenzione, cioè il grado dell'attenzione quando ci concentriamo, poi c'è la meditazione e vabbè, tutti questi altri parametri che, come vi ho detto io, ogni parametro ha un range ben prestabilito. Vi ricordo come sempre che se ancora non siete iscritti al canale di iscrivervi e di lasciare un bel pollicione in su che fa sempre piacere. Adesso mi tolgo sta cosa. Ora quello che andremo a fare è realizzare tutta la struttura che andrà all'interno della mia auto. Veramente sto iniziando ad avere paura. Mi raccomando sempre la sicurezza di utilizzare scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali protettivi, perché quando si lavora non bisogna farsi male. Veramente, non imitatemi. Sto cercando di rimanere serio, ma è veramente difficile. Questo tipo di struttura ci permetterà di accelerare o decelerare all'interno della nostra macchina. Logicamente io non l'ho voluto fare fuori o rovinare la mia auto fisicamente a livello di carrozzeria, quindi ho deciso di realizzare una struttura che letteralmente si appoggiasse sopra ai pedali e non andassi a toccare nient'altro, né plastiche, quindi non l'ho voluto fare fuori o quant'altro. Dopo andiamo in macchina e andiamo a fare i primi test di questo esperimento folle. I primi test li ho fatto con un sensore ultrasonico a mio fratello, che era già super gasato. Forse realizzerò anche un video su come guidare un'auto con gli ultrasuoni se arriviamo a 10.000 like. Mamma mia, che figata! Lasciate un bellissimo like, ma soprattutto ditemi quale youtuber italiano ha realizzato un progetto così grande, enorme. Forse Michele Molteni, non lo so, ciao Michi se stai vedendo il video. Però veramente lasciate un bel pollicione in su per vedere altri tipi di contenuti di questo genere, ma soprattutto supportarmi. Ora andiamo anche a realizzare un piccolo PCB che ci permetterà di appoggiarlo sulla struttura. Il progetto l'ho chiamato CarMax, anche con il tasto di reset in caso di emergenza. Infatti un bel tasto rosso io ho messo. Chiedo, secondo voi che cosa sto facendo con questa canna in mano? Scrivetemelo nei commenti. Solo chi mi segue su Instagram sa che cosa serve, quindi mi raccomando, seguitemi anche lì. Persona che comunica con il nostro SP che si trova da questo, quindi elabora tutti i messaggi, puffa da finire qua sopra. Qui mettiamo anche un bel tasto di reset, perché se caso mai dovesse succedere qualcosa, almeno non abbiamo problemi. Quindi abbiamo messo anche un bel tasto di reset. Vabbè, poi qui ci sono le classiche alimentazioni di più e meno che le andremo ad esempio ad alimentare con l'accendisigari della macchina. Quindi ci sarà l'accendisigari della macchina dove andremo a collegare il nostro progetto. E ad aggiungere anche un SP sulla fascia, così da rendere tutto wireless. Prima di andare in macchina facciamo un ultimo test sul mio banco da lavoro per vedere se funziona il tutto. No, funziona! Funziona! Ragazzi, una figata pazzesca. Madonna. Ragazzi, questo è SP che tramite il suo MAC address mi sono collegato. Poi qui abbiamo l'alimentatore 12 volt che mi alimenta il driver e il nostro pistone. Questo qua era spoiler del secondo progetto, ma sostanzialmente un sensore ultrasonico che io, avvicinando e allontanando la mano, facevo funzionare questo, ma questo lo vedete in un altro video. E quindi adesso come funziona? Ho il sensore EEG posizionato esattamente sul centro della testa. Sto coso mi sta facendo uscire pazzo. Ok. Poi ho questi sensori qui per ridurre il rumore. E poi, come avete visto, ho il nostro amatissimo SP32 in testa che mi gestisce tutta la comunicazione. Oh, cazzo, sei emozionato. Finalmente arriva il grande giorno. Ringrazio tutti i miei amici che mi hanno supportato in questo tipo di avventura e idee folli che mi vengono. Questa ragazza è single.
piace stare al centro dell'attenzione. E possiamo proprio dire. Ovviamente dei problemi, però noi lo siamo. L'Italia è un paese di insauditi. Ci sono stati tantissimi problemi, infatti i primi test erano andati a male, ero molto triste perché ho detto cazzarola, sono arrivato fino a qui, infatti ringrazio anche il parcheggio di Angri dove abbiamo fatto il test, perché non funzionava nulla. Giovanni non sta toccando con i piedi, ve lo giuriamo. Minchia, figa. Poi, fortunatamente, sono riuscito a concentrarmi e pian piano ho capito dove focalizzarmi. E ragazzi, vi giuro, è stata un'emozione unica, unica, una cosa assurda. E la macchina ha iniziato a rispondere ai miei comandi. Cioè, non riesce a fare di Mariosa, però io non sto premendo il... Cioè, l'acceleratore non lo premo. Cioè, mo mi concentro. Ok, adesso mi devo distrarre. Ti concentri su un punto, tipo anche sulla strada. Vedi? Mi guida. Cazzo, funziona! Vedi, poi ti distrai, che ne so. Guardi un'altra cosa e si dovrebbe frenare. Ti concentri su un punto, tipo anche sulla strada, vedi? Mi guida. Mamma mia, è stato bello, te lo giuro, è stato fighissimo fare questo progetto. Max, si fa un autografo per favore, sulla mano ti prego, anzi sulla tetta, vai. Lo giuro, è stato figo, fighissimo, fighissimo. Anche a voi piacerebbe guidare utilizzando solo le onde cerebrali? È un pochino rischioso, però fatemi sapere cosa ne pensate con un commento. Ragazzi, il video è arrivato alla fine, spero che vi siate fatti una risata insieme a me. Come sempre ringrazio tutti, amici, parenti, e mi raccomando condividete ovunque questo tipo di video, anche sulle vostre storie. Fatemi sapere cosa ne pensate, io vi lascio un bacione e noi ci vediamo in un prossimo video, spero non tra un anno, non lo so, lo scopriremo. Un saluto da NJ Max, al prossimo video. Ciao!